Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Enoga in Viaggio. Sono Giorgio Menna, vi do il benvenuto. Accanto a me un volto noto per la città di Bologna, ma non solo, Maurizio Cevenini, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Maurizio, ben ritrovato. Grazie a voi, è un piacere incontrarvi. Bene, allora come prevede il format, una ricetta, una elaborazione che giunge dai ricordi dei nostri personaggi, verrà poi rielaborata in un secondo tempo da Monica Gaburro per regalarvi questo straordinario piatto. Allora Maurizio, che cosa ci regali oggi attraverso i tuoi ricordi strettamente legati ai sapori e strettamente legati anche alla nostra città di Bologna? Ma intanto sarebbe naturale parlare per me dei tortellini, delle lasagne, dei piatti tipici delle polpette, non dimentichiamo le polpette, dei piatti tipici della nostra terra e in parte anche di territori limitrofi. Però mi immergo in un ricordo che è legato soprattutto a mia nonna, ho provato anche a farli, e il nome è l'uccellino scappato. Immediatamente tutti pensano a un piatto di cacciagione e non è questo, sì. Nei ricordi era la moglie in attesa del cacciatore che arrivava senza preda e preparava al volo questo piatto che veniva chiamato uccellino scappato dal risultato del marito. È una semplice fetta di lonza di maiale sulla quale si può adagiare, qui ci si può sbizzarrire, penserà poi Monica a fare quello che vuole, però una fetta di prosciutto nelle case ricche, e se no era una fetta o tocchi di mortadella e grana, e il tutto veniva arrotolato, fermato con uno stecchino, salvia, e poi alla discrezione della più o meno grande cuoca o cuoco mettere in umido, come si diceva da noi, o col pomodoro classico, quindi preparando una salsa particolare, oppure i cardi, che è un oggetto che insomma non viene, forse mi dicono si fa fatica a trovare, pulirli eccetera, però insomma i cardi in umido accompagnati. Naturalmente una premessa, questa carne non la si butta nel pomodoro, prima viene soffritta con gli odori, leggermente soffritta, e poi l'ultima parte viene naturalmente cucinata per 3-4 ore nel suo sugo, per usare i termini nostri. Certamente, sicuramente profumi e sapori da altri tempi, ma crediamo che si possa elaborare ancora oggi una ricetta di questo genere. Io ricordo molto bene che prima di degustare questo piatto, questa elaborazione, mamma diceva sempre in bolognese: attenti allo stecchino. Ah sì, quello è fondamentale, anche perché spezzare, normalmente si spezzava, l'altra la dimenticavi e te la ritrovava, però questo vabbè, è parte del mestiere. Aggiungo una variabile, non per tutti, un leggero filo di pancetta che componesse il tutto attorno, ma qui siamo già nell'elaborazione, come parlare della pancetta rete per altre storie, insomma. Bene, mentre Monica sicuramente già al lavoro nelle nostre cucine per regalarvi questo piatto riproposto da Maurizio Cevenini, Federica e Maurizio Cevenini, Bologna nel cuore. Questo volume, questo tuo racconto che hai voluto regalare a tutti noi, ecco, comincia naturalmente con un incipit parlando subito del tuo quartiere, che era esattamente... Era la zona Colli Bassa, il centro della città, le vie, il quadrilatero particolare, perché ricordato erano i luoghi dei casini prima dell'abolizione, quindi Paglietta, Mirasole, Miramonte, Falcone. E c'era anche Sfregatette, sì, qualcosa del genere. Sì, sì, è vero, è vero. E da lì insomma è un po' la mia storia, naturalmente parte dal mio ritiro della corsa della vita per il sindaco e insomma spiego a mia figlia chi è il CEV. Straordinario questo, ricordiamo, poi io devo metterci sempre qualche come dire, qualche ingrediente legato ai sapori, erano poi le epoche dei COF, dei grandi gelati della Rosanna di fronte all'istituto, al liceo Righi, ed era una Bologna, ma che Bologna era?
Ma era una Bologna bella che io sogno di ritrovare. Dico sempre che i bolognesi, quella della Bologna dei 500.000, non sono scomparsi oggi che sono 370.000, si sono distribuiti in un territorio più vasto, portandosi dietro queste tradizioni. Era la Bologna dalle porte aperte, dalla solidarietà vera. Morto un bambino qualche tempo fa a Bologna in Piazza Maggiore, secondo me era inconcepibile allora, c'era molto più miseria, però c'era una solidarietà vera che secondo me una comunità può sempre ritrovare. Maurizio, sembra banale, ma mi sento di dirlo. Grazie di esistere e soprattutto grazie di questo incontro. Ritorneremo sicuramente a fine stagione, magari regalandoci un altro tuo ricordo enogastronomico. Grazie Maurizio. Grazie a voi, buona giornata. Oggi spero di essere all'altezza della ricetta che ci ha voluto regalare Maurizio Cevenini. Tra qualche istante andremo a preparare l'uccellino scappato. Andremo a vedere gli ingredienti, li prepareremo e alla fine degusteremo il piatto. Per preparare questa ricetta abbiamo preso della lonza, tagliata sottile come ci ha consigliato Maurizio, e delle fette di mortadella, abbiamo i nostri odori per poi insaporire il tutto, sale, pepe, della passata di pomodoro e del parmigiano reggiano. Partiamo con le due fettine di lonza, ovviamente un po' di sale, andiamo a prendere la fettina di mortadella tagliata sottile per una e per l'altra. Ok, una spolverata di parmigiano reggiano e poi andiamo a chiudere l'involtino. Uno, chiudiamo l'altro in modo che rimanga tutto dentro. Ok, e questi sono i due uccellini. Facciamo scaldare l'olio. A questo aggiungiamo un po' dei nostri odori e poi, ricordandoci il suggerimento di Maurizio, fondamentale la salvia, e li mettiamo in padella. Li facciamo rosolare ancora per qualche istante. E quando la carne inizia a prendere colore aggiungiamo la nostra polpa di pomodoro. E li rigiriamo ancora una volta. Inizia già a prendere colore. Questo è l'inizio della cottura, poi tra qualche istante aggiungiamo ancora del pomodoro e lasciamo cuocere per circa un'ora e mezza, finché il pomodoro non si è completamente rappreso e la carne ha raggiunto un colore rosa. Abbiamo terminato la nostra cottura e ci apprestiamo ad impiattare. Aggiungiamo del pomodoro anche nel piatto. Maurizio ci suggeriva di abbinare al piatto dei cardi, noi oggi abbiamo voluto variare e lo abbiniamo con dei friarielli che ho messo sul fuoco mentre si cuoceva la carne. Ed ora completiamo il piatto con un giro di olio extravergine d'oliva. Questo è il piatto pronto, i nostri uccellini scappati alla Maurizio Cevenini, e lo consiglio con un buon Sangiovese di Romagna.